Salve a tutti gente e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi voglio andarvi a mostrare l'unboxing del mio nuovo kit da gaming di tastiera e mouse della Cooler Master e si chiama CM Storm Devastator Kit. Allora, andiamo ad effettuare il vero e proprio unboxing. Apriamo la nostra confezione. Queste sono dure, dato che è nuova. Ecco fatto, una volta che abbiamo aperto possiamo trovarci davanti, spero che dalla camera si veda bene, possiamo trovarci davanti il nostro mouse ottico e la nostra tastiera, ovviamente tastiera meccanica. È un kit gaming starter, quindi per iniziare, non è uno dei kit gaming dove solo la tastiera magari costa un occhio della testa. Però comunque è molto 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 valido, a parte che Cooler Master è già un marchio molto rinomato, è un ottimo marchio direi. Poi come ho detto già prima possiamo trovarci la tastiera meccanica e un mouse ottico. Allora andiamo ad aprire il tutto. Usciamo la tastiera, togliamo la plastica e andiamo a liberare i cavi. Ovviamente sono entrambi USB, il vecchio formato PS2 non si usa più. Possiamo vedere la tastiera è di ottima fattura. I tasti sono meccanici e si premono con molta facilità e inoltre sono retroilluminati con dei LED verdi. Abbiamo i nostri tasti multimediali, che sarebbero questi, per aumentare e diminuire il volume. E poi qua abbiamo stop, play, pause, forward and rearward. Mettiamo da parte la tastiera, possiamo vedere sotto abbiamo dei manuali, credo siano dei manuali di istruzioni. Sì, una guida all'utente. Ovviamente in varie lingue e possiamo trovare anche gli altri prodotti della Cooler Master. Qua ci spiega, premi il tasto SCR LK per attivare e disattivare la retroilluminazione a LED della tastiera. Quindi c'è un tasto apposito per andare ad accendere e spegnere i nostri LED. Andiamo ora ad uscire il mouse. Il mouse, come possiamo vedere, è ben disposto su un suo alloggio in polistirolo e sulla sua comoda bustina. Andiamo ad uscire il tutto e abbiamo qua davanti il nostro mouse USB anch'esso. Ovviamente già il tatto è di ottima fattura, ottimi materiali, rotellina molto sensibile che fa i suoi scatti egregiamente. Un altro tastino centrale, i normalissimi tasti sinistro e destro. Possiamo vedere l'impugnatura ergonomica in gomma qui nei lati. Sul lato sinistro presenta due tasti. È retroilluminato anche questo. E niente che dire, ha una base bassa il mouse come tipologia. Per me è davvero un ottimo kit da gaming per iniziare e neanche il costo è così elevato. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Spero che l'unboxing e il video in generale vi siano piaciuti. Potete benissimo lasciare un mi piace nel video ed iscrivervi al mio canale YouTube. Per oggi è tutto ragazzi, alla prossima!